Quali sono i passaggi successivi una volta costituita la SRL? E questa domanda può essere banale, però effettivamente mi capita molto con, anche in questo periodo mi sta capitando molto effettivamente, con tutte le persone che in questo periodo costituiscono, diciamo, un SRL e magari sono alla prima esperienza, diciamo, come SRL. Magari provengono da attività come ditte individuali, però effettivamente in questo periodo, che è a cavallo d'anno, oggi è il 31 ovviamente, okay? Effettivamente tra questo fine anno, prima delle vacanze, e appunto l'inizio del prossimo, effettivamente ci sono avuto un paio di, sto avendo un paio di imprenditori che hanno fatto il passaggio in sostanza da ditte individuali a SRL, e quindi mi hanno chiesto questa tipologia di domande, volevo insomma condividerla con te perché è una cosa carina. Ok, quindi essenzialmente ricordi che quando tu vai a firmare, no, dal notaio l'atto, poi subito dopo l'atto del notaio deve essere inviata in Camera di Commercio per chiedere la pratica, insomma, di diciamo di iscrizione in visura. Ok. Detto questo, il notaio avrà bisogno di due cose: avrà bisogno della PEC, che è in genere una cosa che consiglio di fare direttamente te come imprenditore, perché la PEC deve rimanere tua, perché effettivamente sempre più passa il tempo e sempre più i documenti passano attraverso il sistema PEC, e quindi ed è una cosa che non devi dare secondo me al commercialista, ma devi tenere completamente te, perfetto. La seconda cosa che deve avere il notaio per costituire la SRL è praticamente la partita IVA. Cosa che non puoi fare te, perché effettivamente può fare solo il commercialista. Quindi, quando tu vai da un notaio, quando tu firmi nello stesso giorno, per evitare ritardi, in sostanza, tu gli fornisci la PEC, che si apre con un qualsiasi gestore e costa pochissimo, mentre il tuo commercialista, tendenzialmente lo stesso giorno, deve inviare la partita IVA, il modello compilato al notaio. Quindi ci vuole un po' di coordinazione. Perfetto. Detto questo, passeranno, mettiamo, 5 giorni lavorativi, tu hai la tua bella visura della tua società che è viva, però ancora è inattiva. Bene, quindi il passaggio successivo ancora è con il tuo commercialista, quello di dichiarare l'inizio attività della tua SRL, quindi questa tua SRL sarà attiva e quindi di fatto poi incomincia a pagare i contributi INPS nel caso, incomincia a svolgere il tuo business e tendenzialmente questo, diciamo, questo inizio attività che viene solo dopo la Costituzione è una cosa che tendenzialmente serve perché ti blocca, nella maggior parte dei casi, l'apertura del conto corrente aziendale. Ossia, negli ultimi anni abbiamo visto che le banche, giustamente, tendono ad aprire il conto corrente solo se dopo che hai, insomma, la visura di inizio attività. Quindi se tu vai da un notaio, invii quei documenti visti prima e poi la visura è viva, cioè si vede che la società è stata costituita ma ancora inattiva, tendenzialmente non ti aprono il conto corrente aziendale, anche se mi è capitato qualche caso effettivamente in cui l'imprenditore ha ricevuto comunque il conto corrente all'apertura, però nella maggior parte dei casi l'inizio attività che viene dopo la Costituzione, ecco che questa cosa insomma, serve per aprire il conto corrente aziendale, quindi poi da lì in poi svolgere tutta l'attività di contabilità normale che può avere un SRL. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!